Due personaggi sotto la neve oggi sulle panchine dello stadio comunale di Torino. Ercole Rabitti, allenatore della Juventus, e Oronzo Pugliese, trainer del Bari. Pugliese, che è nato in Puglia a Turi 56 anni fa, è uomo energico, esuberante, vulcanico in ogni suo atteggiamento in campo e fuori. Il torinese Rabitti è la sua antitesi, quieto, misurato, sobrio nel gesto e nella parola. Due figure della grande giostra del campionato di calcio. Ancora un passo avanti della Juventus, stavolta a spese del Bari. La gara per i bianconeri è stata difficile, come era previsto, ma oltre alla solida difesa barese, la Juventus ha dovuto oggi superare le insidie del terreno di gioco innevato. Qui Leonardi serve Anastasi, il cui tiro è di poco a lato. Punizione di Haller, respinge Spimi, palla a Furino che centra. Nuova respinta e Del Sol tira fuori. Azione barese con intervento di Furino che precede Furlanis e mette in angolo. 26esimo, punizione di Leonardi che Spimi sfiora spiazzando il portiere. La Juve è in vantaggio. Ecco il gol visto da un'altra angolazione. Scatto di Leonardi che traversa. Il tiro di Anastasi è ribattuto da Spalazzi. Haller esce zoppicando alla fine del tempo. Al suo posto rientrerà Zigoni. Ancora in attacco la Juve. Punizione di Vieri, deviazione di Salvatore. Riprende Vieri e Spalazzi mette in corner. Altra punizione di Vieri, testa di Zigoni e parata di Spalazzi. L'unico pericolo corso da Tancredi. Il portiere ribatte il tiro di Fara. La partita si conclude con questa azione di Zigoni e con il tiro fortissimo di Leonardi a lato.